L'importante non è vincere, ma è partecipare, come diceva De Coubertin. Charles Darwin diceva che non è la specie più forte o quella più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. L'Italia è fatta, ora dobbiamo fare gli italiani, diceva Massimo D'Azeglio. Il fine giustifica i mezzi. Chi lo diceva questo? Ammettiamolo, questa cosa delle citazioni ci è un po' sfuggita di mano, perché poi è capitato a tutti, probabilmente almeno una volta nella vita, io credo a tutti quanti, di citare un autore, un letterato, un personaggio storico, perché fa figo, perché siamo convinti che sentendo e ripetendo quella determinata affermazione ci rendiamo forse più intriganti, forse più colti, forse più capaci di intrattenere una conversazione in maniera elegante. Però, dietro tutto questo si annidano i falsi storici. Volete la risposta alla domanda chi ha detto o chi ha scritto che il fine giustifica i mezzi? No, non è stato Machiavelli. Ecco, questo è solo uno dei tanti, dei tantissimi errori di citazione che noi commettiamo giorno per giorno. Questo accade perché? Perché a volte c'è un passaparola sbagliato, perché oggi, specialmente con i social, tante espressioni che una volta diffuse sulla bocca o sulla tastiera di tutti diventano poi quasi reali. Allora, vediamo un pochino di analizzare brevemente qualche citazione che in realtà non è mai stata pronunciata dal suo presunto autore. I buoni artisti copiano, i grandi artisti rubano. Pablo Picasso. Questa citazione che avremmo sentito almeno una volta un po' tutti è stata ripresa anche dal grande Steve Jobs, che l'ha attribuita per l'appunto a Picasso, ma è una citazione che Picasso non ha mai pronunciato, quantomeno non ve ne traccia. Ma prima di lui, nel 1892, c'è stato un autore inglese che poi è stato seguito anche dal grande Eliot nel 1920, che ha scritto una frase simile, riferita però ai poeti, e questa frase dice così. L'autore è William Henry Davenport Adams e lui scrisse che i grandi poeti imitano e migliorano, mentre quelli piccoli rubano e si rovinano. Thomas Eliot invece nel 1920 scrive: i poeti immaturi imitano, i maturi rubano. Ora, poi più volte è stata insomma ripresa nel corso della storia questa frase. Questo ci fa capire che cosa? Intanto che i grandi personaggi imitano molto e rubano molto dagli uni dagli altri, ma che molto spesso dobbiamo stare attenti a quello che citiamo, perché magari il nostro eroe di turno, il nostro eroe di quel momento, in questo caso magari Picasso, quella frase non l'aveva mai detta. Il successo è l'abilità di passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo. Chi ha scritto questa frase o chi ha pronunciato questa frase? No, non è Winston Churchill, come erroneamente pensiamo, ma è una frase comparsa per la prima volta nel 1953 a firma di David Guy Power nel testo How to Say a Few Words. Anche in questo caso stiamo attenti. Un altro grande classico. Non sono d'accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo. Questa frase non è stata mai scritta da Voltaire, però a volte sapete cosa succede? Succede che gli autori, come nel caso di Machiavelli, che non ha mai scritto il fine giustifica i mezzi, ma
esprimono dei concetti dai quali vengono estrapolate per semplificare delle frasi, diciamo ad effetto, come in questo caso. L'unica occorrenza che si ritrova in un testo di Voltaire, si trova nell'esprit. E lui dice che non ho mai approvato né gli errori del suo libro, si riferisce ad un'altra persona, né le verità banali che afferma con enfasi. Però ho preso fortemente le sue difese quando uomini assurdi lo hanno condannato. Da qui probabilmente si è semplificato e si è creata questa frase che fa effettivamente, fa effetto, no? Però non è di Voltaire. Questa è una delle più abusate, probabilmente una grande banalizzazione di questa espressione, no? Quando diciamo non ti curar di lor, ma guarda e passa, che è un modo a volte per sentirsi anche un po' colti nel dire qualcosa, ma in realtà Dante non ha mai scritto questa frase, non l'ha fatta pronunciare a nessuno dei suoi personaggi nella Divina Commedia. La citazione esatta è: non ragioniamo di lor, ma guarda e passa, che è abbastanza diverso. Smettere di fumare è facile. Io l'ho fatto centinaia di volte. Firmato Mark Twain. No, cancelliamo. Mark Twain non ha mai scritto questa frase, però è bella. Anche in questo caso un'espressione breve che nei secoli è stata tramandata tante volte e attribuita falsamente ad un grande filosofo, Pantarei, tutto scorre. Però Eraclito non l'ha mai scritto, quantomeno non ci risulta dai frammenti che ci sono pervenuti, non ci risulta che abbia mai pronunciato questa frase, ma gli è stata attribuita perché Platone, nel Cratilo, scrive esattamente che Eraclito dice che tutto si muove e nulla sta fermo, e confrontando gli esseri alla corrente di un fiume, dice che non potresti entrare per due volte nello stesso fiume. Anche in questo caso le idee dell'autore vengono condensate e poi rimane questa frase che ancora oggi tutto scorre, Pantarei, ci sono anche tatuaggi che le persone si fanno, un po' di tutto. Ah, questa è carina, non c'entra nulla con le citazioni, ma lo sapevate che il Decameron non è composto da 100 novelle, o meglio, è composto da 100 novelle più una, perché nell'introduzione alla quarta giornata, Boccaccio, per difendersi dagli attacchi che gli venivano fatti riguardo alla sua passione per le donne, racconta una novella che è la novella delle papere di Filippo Balducci, e delle papere, che è anche molto, molto carina, molto divertente, secondo la quale la natura umana è portata proprio ad amare le donne, anche se non le si erano mai viste prima. Chiudiamo con l'ultima, sulla quale secondo me nessuno avrebbe mai scommesso, ovvero Elementare, Watson. Sherlock Holmes pronuncia questa frase milioni di volte nell'immaginario collettivo, riferendosi ovviamente al suo aiutante Watson, ma Conan Doyle non ha mai scritto questa espressione. Però c'è un'occorrenza, una sola, nel caso dell'uomo deforme abbiamo una piccola conversazione tra Shakespeare. Cosa c'entra? Abbiamo una piccola conversazione tra Sherlock Holmes e Watson, dove Watson si rivolge al suo maestro e dice: semplice. Holmes lo guarda col suo fare un po' misterioso e gli dice: elementare.
E ce ne sono centinaia di altre che potrebbero essere raccontate, anzi, se vi fa piacere questo tipo di narrazione, questo tipo di video, raccontatemelo con un mi piace o con un commento e magari possiamo fare anche un'altra puntata. Se questo video vi è piaciuto, come mi auguro, magari lasciate una traccia del vostro passaggio, io vi aspetto ad un prossimo video con altre curiosità in punta di penna.